Natale, protagonista delle nostre tavole, quale può essere il cappone, fatto in brodo, fatto arrosto, fatto farcito. Oggi vi propongo una versione in cui andrò semplicemente ad arrostire al forno il cappone e con un contorno di zucca e di carote sempre al forno. Quindi la prima cosa che vado a fare è condire il cappone. Parliamo di un cappone allevato in Romagna. Vado a riempire tutta la parte interna di erbe aromatiche, di sale, di pepe, in modo che durante la cottura si insaporisce tutta la carne dall'interno verso l'esterno. Quindi del sale e del pepe, erbe aromatiche, qui un po' a piacimento, io metto del rosmarino, dell'alloro, del timo. Io vado ad aggiungere anche una fettina di limone. Quando andiamo a cuocere un pollame, l'importante è che la carne sia a temperatura ambiente da un po', quindi deve essere fredda di frigorifero ed essere unta su tutta la superficie. Prendo del burro a temperatura ambiente e vado a spalmare su tutta la superficie della pelle. Non vado a salarlo subito, anche perché andrebbe a disidratare la pelle e questo non va bene. Quindi quando sono circa tre quarti di cottura, la stessa cosa sulla parte della schiena. Fatto questo, vado in forno a 180 gradi. Cosa importante, quando cuociamo il cappone, ogni 20 minuti circa andiamo a bagnare con il grasso che hai rilasciato tutta la carne, in modo che rimanga comunque bella, morbida e succosa. Quindi proseguo a 180 per 30 minuti, dopodiché alzo la temperatura a 220 e cucinerò ancora il cappone per circa 15 minuti. Ora preparo le verdure, quindi parto dalla zucca. La zucca la cucinerò con tutta la buccia, ovviamente tagliata a pezzi. Tolgo i semi, la taglio appunto a spicchi, inizio a metterla su una placca da forno. Insieme vado ad aggiungere delle carote, io le cucinerò intere perché in questo modo rimarranno molto più carnose. Poi se volete, prima del servizio potete tagliarle voi. A questo punto andiamo a condire sale rosso, un po' di pepe, aglio e erbe aromatiche, salvia, rosmarino, alloro e del timo. Ora olio extravergine e andiamo in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Il cappone e le verdure sono pronte. Nel frattempo che raffredda un po', vado a condire del fungino semplicemente con olio, sale e aceto balsamico. Ok, a questo punto vado a impiattare. Iniziamo dal cappone, andiamo ad aggiungere le verdure e andiamo a finire con il fungino. Ecco qui, non è Natale senza cappone. Buone feste!